In questo momento il Movimento 5 Stelle è davvero sotto attacco, in un modo incredibile, mai visto prima. Lo stiamo vedendo con il caso Quarto, lo stiamo vedendo con gli attacchi personalmente a me e a Luigi che non hanno precedenti. Cioè, pensate che il PD ha 84 comuni con persone indagate all'interno e non c'è un secondo su nessun telegiornale. Oggi a Canale 5 la D'Urso aveva invitato Messinese, il sindaco di Gela, che è stato espulso perché non rispettava il programma del Movimento 5 Stelle e del caso Quarto. È un attacco che non solo non auguro a nessuno, perché è una cosa terribile, questa macchina che si mette in moto senza alcuna motivazione, e anzi la motivazione e la strategia che c'è dietro è quella di cercare di colpire e far cadere un movimento che comunque sta andando benissimo e che purtroppo esistono i sondaggi, e nei sondaggi siamo altissimi, nelle città Napoli, Roma siamo altissimi e lì ci sono davvero gli interessi. Ed è chiaro che non ti possono fare arrivare alle elezioni comunali in modo così sano, tranquillamente, giocando una partita pulita, ma devono giocare una partita sporca. Ed ecco qui che hanno cambiato i direttori della stampa e di Repubblica, ed ecco qui che hanno fatto del milleproroghe, hanno messo il finanziamento all'editoria, finanziando tutti quanti, ed ecco che hanno approvato a dicembre la legge sulla nuova governance e il modello istituzionale della RAI, e il progetto inizia a essere sempre più chiaro, ed è quello di schiacciare assolutamente tutti noi da un'altra parte. Ed ecco qui la pericolosità poi della televisione, perché così come tu vai e ti fai conoscere, così la televisione e i mass media poi ti devono distruggere. Questo è il concetto ed è molto chiaro, e lo usano i partiti, lo usano i media, lo usa il sistema. La nostra protezione è più grande, ma questo ne sto parlando perché poi è giusto che tutti noi possiamo riprodurre degli schemi non tanto vincenti, ma di protezione collettiva e di costruzione del futuro tutti insieme. Allora il primo punto è che dobbiamo essere insieme, affidarci l'uno all'altro, che è un po' che significa anche questo essere Meetup, essere una rete che controlla, che partecipa, che costruisce sul territorio, e si deve lavorare con le persone parlando e bypassando i mezzi tradizionali di informazione. È fondamentale. E si fa con il passaparola, con gli incontri, con le piazze e con la rete internet, dove ci possiamo muovere liberamente, ma per tornare sempre poi alla rete fisica e reale. È il modo in cui noi siamo arrivati a avere il 25% in Parlamento, il modo in cui noi siamo cresciuti, è il modo in cui abbiamo sempre lavorato. E non dobbiamo mai perdere questo tipo di direzione, che è quella fondamentale, che è quella che ha fatto tremare il sistema. Adesso hanno davvero paura e l'attacco che sferrano è potentissimo. Si sono organizzati dal 1° gennaio in un altro modo e quindi noi dobbiamo riuscire a cambiare anche reazione a questa nuova azione. E secondo me, cambiando azione, si deve ritornare più alle basi di quello che noi siamo e non quello che pensiamo che dobbiamo diventare. È il grande concetto da quello che siamo e l'immagine di noi stessi nel futuro, totalmente diverso. Noi siamo questo e dobbiamo lavorare su questo. Qui si cresce, questo è il modo di fare, secondo me, le cose per bene. Quindi è un momento in cui io dico di rimanere tutti uniti in ogni parte d'Italia, perché l'attacco sarà fortissimo e questo è solo l'inizio.